Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Pochi giorni fa ho sentito per radio una canzone dei Tiro Mancino molto vecchia. Si intitola Per me è importante, una canzone dei primi anni del 2000. Canzone molto bella, con un video molto particolare, soprattutto per l'epoca. La canzone inizia con queste parole: le incomprensioni sono così strane. Sarebbe meglio evitarle sempre, per non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve. E insomma, sono parole molto belle, ma soprattutto molto vere, queste qua, sulla ragione, sul fatto di voler sempre aver ragione, che è una cosa anche, secondo me, distruttiva, soprattutto quando uno pensa di aver sempre ragione. Perché alla fine si instaurano lotte nei vari settori della vita, che lavorativo, in amore, nell'amicizia. Quando uno pensa di avere ragione, alla fine comincia una specie di battaglia contro un'altra persona, non con un'altra persona, contro un'altra persona. E uno vuole sottolineare il suo punto di vista fino a negare l'altro. E questo comunque è un problema. Perché alla fine comunque uno dei due alla fine cede. Però quante volte avete sentito dire da un'altra persona con cui magari avete discusso cose del genere: sì, scusami, ho ragione. Adesso mi direte che l'avete sentito, però era sincera quell'altra persona o semplicemente vi ha detto quello che volevate sentirvi dire pur di finirla là. Pur di dire basta, ok, cioè vabbè, hai ragione, adesso giriamo pagina. Il problema, secondo me, è che si parla tanto anche in amore di le anime gemelle, cose del genere, ma le anime gemelle non sono persone identiche, ok? Non sono persone perfettamente uguali, anche perché se fossero persone uguali, nel momento dell'avvicinamento, cose del genere, non si incastrano, è questo il problema. Due cose perfettamente uguali rimbalzano, servono gli incastri, bisogna incastrarsi e per incastrarsi le persone devono essere diverse. Dove non arriva uno, arriva quell'altro o quell'altra e viceversa. È così che funziona un rapporto, è così che si va avanti, non pensando di aver ragione, non dicendo ho ragione perché non lo capisci, ma semplicemente incastrandosi, capendo le motivazioni dell'altra persona. È così comunque che funzionano le cose. Che tante cose non esiste, soprattutto comunque per molte cose, per molte incomprensioni, perché alla fine però da piccole incomprensioni, se da una parte e dall'altra ci sono due muri. Alla fine non queste compressioni salgono, salgono, salgono come i muri. E alla fine passare quel muro, buttarlo giù, diventa impossibile. Senza contare, secondo me, che una ragione, una verità è comunque soggettiva moltissime volte. Una ragione cambia a seconda di chi la sta vivendo, del vissuto, di quello che sta provando, del percorso che ha fatto, di quello che deve ancora fare, del presente. Cambia a seconda delle esperienze personali che uno fa. Ok? Una ragione per te potrebbe essere l'opposto per me. E soprattutto, come ho detto una volta, era il 2010, se non sbaglio, su Amare è. Il mio secondo monologo, di una ragione che te ne fai se quando apri gli occhi non ci sei. È questo il fatto. Puoi avere tutte le ragioni del mondo, puoi avere tutto quello che vuoi, ma se sei stato fermo nelle tue convinzioni, nel tuo ho ragione, nel tuo sono io che faccio le cose in maniera corretta, non tu. Talmente tanto hai portato avanti le tue idee, hai portato avanti tutte quelle cose, tutte quelle convinzioni che pensi siano giuste,
alla fine una cosa si è rotta. Quando la mattina ti svegli, quando di notte prima di prendere sonno ti rendi conto di essere solo o di essere sola, cosa te ne fai? Ti tengono compagnia tutte quelle ragioni? Ti fanno sentire meno solo tutte quelle ragioni che pensi di avere? E buonanotte.